L'orco e il padre, un genitore avrebbe abusato della figlia 15enne, arrestato dai carabinieri. Troppi posteggiatori abusivi, l'osservatorio per la legalità di Trapani chiede l'intervento del prefetto Leopoldo Falco. Immortalato dalle telecamere, raid vandalico in via Crociferi a Trapani, preso di mira il bar Daniele, l'autore dei danneggiamenti è stato filmato dal sistema di videosorveglianza. Prevenzione e legalità, i temi affrontati questa mattina nei locali di Confindustria Trapani, presente il segretario nazionale del sindacato di polizia COISP. E per lo sport, verso Lanciano, vigilia della terza partita di campionato di Serie B, avversari del Trapani Calcio, gli abruzzesi che rievocano tanti ricordi. E poi nella seconda edizione del nostro TG parleremo del processo che vede imputati l'ex comandante della Guardia di Finanza di Pantelleria e il suo vice. Secondo l'accusa, i due avrebbero minacciato un rumeno in seguito ad un incidente stradale. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e noi torniamo come sempre dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Naviga alla velocità della luce. Approfitta di tutte le offerte della Fibra Team con On Off. Scegli la rete in fibra più estesa del paese. Scegli On Off. On Off, leader nella telefonia. 32.000 metri quadri, un vero gioiello di archeologia. Una delle più grandi tonnare del Mediterraneo. Anche a settembre scopri l'ex stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica. Con l'accusa di violenza sessuale, i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno arrestato un uomo di 45 anni. Avrebbe abusato della figlia minorenne. Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Castellammare del Golfo dai carabinieri. La ragazza, che ha 15 anni, per mesi avrebbe subito le violenze del padre che in più di una circostanza l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali con lui. Le indagini hanno preso il via lo scorso mese di agosto, quando la minore, accompagnata dal fratello, si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. Il racconto della giovane è stato drammatico e alla fine ha trovato riscontro nell'attività svolta dai militari dell'arma. Vistosi scoperto, il genitore avrebbe pianificato la fuga a Catania. Lì infatti vive una sua parente. Il suo piano però è andato a monte. I carabinieri lo hanno bloccato mentre si stava allontanando dalla sua abitazione. Ora è in carcere a disposizione dei sostituti Andrea Tarondo e Sara Morri, che hanno coordinato le indagini. Un elicottero HH-139 dell'82esimo centro CSR di Trapani Birgi ha portato in salvo un marinaio spagnolo seriamente infortunato. Intanto oggi si sono concluse le attività di addestramento e il salvataggio in mare. Il servizio. Dalla sua costituzione ad oggi gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato circa 7.000 persone in pericolo di vita e proprio un salvataggio è stato effettuato nei giorni scorsi. Ad essere tratto in salvo, in questo caso, un marinaio gravemente infortunato dal peschereccio spagnolo Algibè, in navigazione a circa 30 miglia ad ovest della costa trapanese. Non appena giunta la comunicazione, un equipaggio dell'82esimo centro SAR di Trapani Birgi è decollato, raggiungendo il peschereccio in circa 20 minuti. Il personale aerosoccorritore ha recuperato l'infortunato con l'ausilio di un vericello e l'uomo, un 27enne di nazionalità spagnola, è stato poi trasportato presso l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani ed affidato alle cure dei sanitari. Intanto oggi si sono concluse le attività di addestramento a salvataggio in mare organizzata presso il distaccamento straordinario dell'aeronautica militare di Marosa Trapani. L'attività esercitativa è cominciata nel mese di giugno e si è protratta fino ad oggi registrando 7 sortite di volo al fine di addestrare ai recuperi in mare 46 persone con elicottero HH-139A in dotazione all'82esimo centro SAR. Lo scenario simulato per tutti gli eventi è stato quello di un velivolo ammarrato con il conseguente recupero dell'equipaggio a mezzo elicottero. I recuperi sono stati effettuati grazie all'impiego di personale aerosoccorritore qualificato allo svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso in mare e su terra. Semafori e piazze sono ormai diventati il loro feudo. Trapanesi e immigrati se li contendono per far soldi facili a discapito degli automobilisti. Troppi posteggiatori abusivi a Trapani e così l'Osservatorio per la Legalità ha chiesto al prefetto Leopoldo Falco l'istituzione di un tavolo tecnico per discutere sul fenomeno.
un fenomeno che mette a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica perché, in più di una circostanza, i parcheggiatori fuori legge si sarebbero resi protagonisti di aggressioni nei confronti degli automobilisti che non hanno ottemperato alle loro richieste di denaro. Tale iniziativa è stata presa a seguito dell'ennesima denuncia, a me pervenuta via mail, dice l'avvocato Vincenzo Maltese, responsabile dell'osservatorio, da parte del titolare di una struttura ricettiva di Piazza Vittorio Emanuele, che per l'ennesima volta ha subito le lamentele di alcuni turisti ospiti presso la sua struttura, che avrebbero ricevuto richieste di denaro di 5 euro da parte dei parcheggiatori trapanesi ed extracomunitari, ormai organizzati in vere e proprie squadre, che gestiscono la sosta dell'auto in piazza Vittorio Emanuele. Piazza che si è ormai sempre più spesso agli onori della cronaca per reati contro la persona. Stessa situazione in via Ilio nel corso del classico mercatino del giovedì. La problematica dei parcheggiatori abusivi a Trapani, nonostante le numerose segnalazioni, sembra irrefrenabile ed è ormai talmente sentita dalla cittadinanza che sempre più aspetta un deciso intervento delle istituzioni. Da qui, conclude il legale, la decisione di chiedere che il prefetto convochi un tavolo di discussione alla presenza delle forze dell'ordine al fine di poter trovare una soluzione che possa arginare l'abusivismo dilagante ed ormai incontrollabile che non contribuisce a dare una bella immagine della città di Trapani. Raid vandalico in via Crociferi a Trapani, preso di mira il bar Daniele. Il servizio. Tavolini rovesciati per terra, sedie distrutte, fioriere danneggiate. Nel mirino un bar del centro storico di Trapani è accaduto la scorsa notte. Ad agire sarebbe stato un migrante il cui raid vandalico è stato immortalato dalle telecamere di cui è dotato il locale, gestito da Giuseppe Grillo. A quanto pare l'uomo è già stato bloccato dalla polizia e denunciato alla magistratura. L'extracomunitario è entrato in azione in via Crociferi, scagliandosi contro i tavolini, le sedie e le fioriere collocate davanti al bar. Quando Daniele Romano, marito della proprietaria, è andato ad aprire il locale, ha avuto una brutta sorpresa. Ho trovato lo spazio all'aperto dove facciamo accomodare i nostri clienti, racconta devastato. Ho subito chiamato la polizia per denunciare l'accaduto e mi hanno detto che durante la notte avevano eseguito un intervento bloccando un extracomunitario. I danni subiti dal locale ammontano a 500 euro. L'autore del raid vandalico è stato ripreso dalle telecamere. Proprio così, conferma Daniele Romano. Dalle immagini si vede un migrante che rovescia tutto per terra senza un apparente motivo. Una roba pazzesca. Il filmato l'ho consegnato alla questura. Noi siamo pronti, e voi? Campagna abbonamenti 2015-2016 Pallacanestro Trapani. Io tifo Granata. Organizzato dal sindacato di polizia COISP in collaborazione con il Chivani Selimo di Paceco, si è svolto questa mattina nei locali di Confindustria Trapani il seminario formativo sul tema prevenzione e legalità, aspetti psicogiuridici e sociali. Prevenzione e legalità, due temi sempre di grande attualità e di grande importanza. Poi però le forze di polizia devono fare i conti con la carenza di uomini e mezzi. Sì, lo sono di attualità, nel senso che continuiamo a parlarne noi anche per lanciare un'analisi, una valutazione, perché più che rappresentanti ormai dei poliziotti ci sentiamo più rappresentanti dei cittadini. È amaro dire questo, anche perché lanciando questi gridi di allarme automaticamente rischiamo di far venire meno la fiducia. Io spero che passi il messaggio, che noi lanciamo i messaggi per poter far sì che qualcuno si svegli anche dal torpore che sembra che maledettamente negli ultimi anni abbia colpito più di qualche governo. Alla manifestazione ha preso parte anche il dirigente del commissariato di Mazara del Vallo, Antonio Squillaci. Prevenzione e legalità sono sempre due temi di grande attualità. Come funzionano le cose nel Trapanese? Sono i due piedi su cui deve camminare una società civile, produttiva e pulita, innanzitutto. Le cose nel Trapanese camminano, hanno bisogno del loro tempo, però indubbiamente i segnali rispetto al passato
soprattutto quello meno recente, il miglioramento è di tutta evidenza. Ma anche nei piccoli segnali, nel pizzico di coraggio in più che spesso vediamo negli ultimi tempi, vedo appunto i segnali di un cammino lento ma in avanzamento. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Confindustria, Gregory Buongiorno. Oggi assieme a un sindacato di polizia e al Chivanis abbiamo voluto organizzare questo convegno che parte da aspetti tecnici, da come si fa una denuncia, agli aspetti anche psicologici, quindi di come aiutare chi in qualche modo decide di avvicinarsi alle forze dell'ordine. Noi diamo, lei è definito, siamo in prima linea, noi vogliamo soltanto fare la nostra parte e quando ci viene richiesta una collaborazione, in particolar modo le forze dell'ordine, siamo sempre pronti a farlo e come dire, a fare la nostra parte. Ritengo che argomenti come questo vadano trattati molto di più dentro le associazioni di categoria, ma anche dentro gli enti locali, dentro le scuole, sostanzialmente ovunque. È ancora un'attività che è iniziata a essere fatta negli ultimi anni, ma deve probabilmente essere ancora più intensificata. Anche gli Ottoni Animati, street band trapanese nata nel 2008 da un'idea di Alessandro Mancuso e Alberto Anguzza, è presente all'Expo 2015. Gli Ottoni saranno infatti questo pomeriggio ospiti del CONAF, Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi, e dei Dottori Forestali, che ha fortemente voluto la presenza della band all'interno del National Day Agronomy ed Expo per un indimenticabile momento di festa che vedrà coinvolta la band degli Ottoni lungo il Decumano per 2 chilometri di musica e movimento. È possibile vederli in streaming su expo.worldagronomistassociation.org. In piena attività il Consiglio Comunale di Marsala, che come abbiamo già detto ieri si è riaggiornato il 21 settembre sempre alle 17 nella Sala delle Lapidi al Palazzo 7 Aprile, alla luce dei numerosi argomenti scritti all'ordine del giorno di questa nuova tornata che ha preso il via il 16 di settembre. Ormai 30 consiglieri lavoreranno a ritmo spedito per analizzare tutta una serie di cose che riguardano la collettività e che necessitano di attenzione e rigore. Intanto abbiamo voluto dare la parola all'opposizione per capire che giudizio dà dell'attività dell'amministrazione a 3 mesi circa dall'insediamento. Ne abbiamo parlato con Giovanni Sinacori dell'UDC. Siamo stati quelli che abbiamo fatto delle proposte concrete, non solo a parole, non solo negli interventi. Abbiamo presentato per esempio 2 mozioni che sono all'ordine del giorno di questa sessione, quindi la discuteremo in una di queste 3 sedute, e che sono molto importanti per dotare l'amministrazione di strumenti amministrativi, quale il baratto amministrativo per esempio o la consulta aperta delle attività produttive. Abbiamo interrogato l'amministrazione su una serie di problemi, tipo la scuola di via Dante Alighieri, tipo la pubblica sicurezza per gli impianti di pubblica illuminazione. Abbiamo parlato anche di interventi nelle contrade e nelle periferie. A Sinacori replica la maggioranza. Ascoltiamo il consigliere Daniele Nuccio di Cambiamo Marsala, che pur riconosce le emergenze che caratterizzano la città. Purtroppo i problemi sono tanti, non ultimo quello della raccolta dei rifiuti. Mentre tanti comuni stanno in Italia, stanno adottando altre linee, una strategia virtuosa della raccolta e far sì che il rifiuto in sé diventi risorsa, appunto, da queste parti, ma è un problema del meridione in generale, lo sapete, si usano altre strategie. E il comune sta intervenendo in questo senso, con atti pratici, perché tanti hanno millantato la possibilità giustamente di fare levare delle penali. Questa amministrazione l'ha fatto, diversi mezzi nuovi sono arrivati, sono un botto di problemi in questo senso. Si terrà domani nella sala conferenze dell'Ordine dei Medici un corso su naso e dintorni in pediatria. Relatori saranno il professor Mansi Varrizio della Volpe e il direttore della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell'Ateneo Palermitano. Direttore del corso la dottoressa Mariella Ingrasciotta. Conferenza stampa questa mattina al Museo Pepoli per presentare la mostra Picasso e le sue passioni, che sarà ospitata a Trapani dal 10 ottobre all'8 dicembre. Una collezione, quella ospitata al Museo Pepoli, che non sarà avulsa dalla realtà museale del Pepoli, ma che anche integrazione fra arte classica e moderna.
Lasciando invariato il costo del ticket di ingresso, si potrà passare dall'area espositiva che raccoglie i 100 lavori del maestro spagnolo, fra cui incisioni, tele e ceramiche, ai capolavori di siciliani, anche in questo caso maioliche, ma soprattutto la prestigiosissima collezione di coralli. Un grande evento culturale in un periodo di media-bassa stagione che è stato voluto fortemente da questa amministrazione proprio per valorizzare questo territorio e soprattutto nei confronti dell'utenza nazionale ed internazionale, quindi saranno predisposti appositi pacchetti turistici per poter soggiornare nel nostro territorio e poter fruire della mostra. Questo grande evento si inserisce in un progetto più ampio che prevede nel breve termine una serie di iniziative volte da un lato a migliorare l'accoglienza in città, dall'altro lato appunto attraverso questo grande evento di medio-bassa stagione ad attirare utenza, a intercettare anche il turismo in transito su Trapani. E dal punto di vista scientifico la mostra ha, diciamo, un suo peso legato al fatto che è una mostra un po' atipica su Picasso, nel senso che ha voluto spiegare meglio qual era il personaggio, che è sicuramente ormai mitologico, non solo per gli amanti dell'arte ma in generale un po' per l'onirico di tutti, dando proprio peso a quelle che erano state le forme di ossessione che per tutto il periodo storico artistico hanno portato quest'artista a ripetere più spesso certe tematiche di altre, prima fra tutte l'ossessione per se stesso, che è rappresentata qui da uno dei suoi ultimi autoritratti, che è un autoritratto inedito perché è la prima volta che è stato prestato in questo tour, diciamo, siciliano, ed è un autoritratto che esprime secondo me al massimo quello che era la principale passione di quest'uomo, che era quella di verso se stesso, ma non solo come essere umano ma soprattutto come artista, e quindi, come diceva lui, come tramite di tutte quelle che sono le movenze interiori di un uomo e di ricezione di quelle che sono le attività verso l'esterno, tra queste le donne, la, diciamo, passione anche per le tematiche artistiche come il circo e, diciamo, anche soprattutto anche, diciamo, il rapporto per esempio con la tauromachia, perché Picasso era un affezionato della tauromachia, in quanto diceva che il torero era l'unico paragonabile al pittore che combatte con la tela bianca e lui combatte invece con il toro, e quindi tutte e due vivono per l'arte che praticano. Prende il via oggi alle Egadi la Egadi Running Cruise, una corsa a tappe in 3 giorni immersi nella natura con visite ed escursioni che prenderà il via a Favignana, si sposterà a Levanzo e culminerà a Marettimo per la tappa più importante. La prima tappa stasera alle 20 con la cronoscalata di Monte Santa Caterina a Favignana, la seconda domani alle 10 con il giro di Levanzo, la terza ed ultima domenica alle 10 con l'Eco Trail di Marettimo per 17 km. Proprio a Marettimo per l'occasione è previsto l'arrivo di circa 180 partecipanti. Primo giorno di questa 18ª edizione del Couscous Fest, stasera sul palco Itamuna. Dalle 12 con l'apertura dell'Expo Village è partita questa nuova edizione del Couscous Fest. Atteso nel pomeriggio alle 18 il primo cooking show al Lounge Conad con lo chef Stefano De Gregorio, che replicherà alle 20:30. Alle 21:30 in Piazza del Santuario la consueta cerimonia di apertura con la presentazione degli chef del campionato italiano, che andrà in scena domani e domenica. Sul palco Andy Luotto, Eliana Chiavetta e Chiara Maci. Alle 22:30 poi sul palco il concerto dei Itamuna, gruppo palermitano. Questo fine settimana e il prossimo per i celiaci sarà possibile degustare il couscous senza glutine dalle 18 in poi. Anche il GAC, Torri e Tornare del litorale trapanese, dopo il successo dell'Expo di Milano, parteciperà al Festival Internazionale del Couscous. Le zone di pesca, gli operatori del settore, le attrazioni culturali, produttive e gastronomiche dei comuni di Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo sono protagonisti degli itinerari del gusto, i percorsi di promozione turistica legati alle ricette e alla gastronomia locale. Domani alle 14 al Palavia sul lungomare è in programma un cooking show con degustazione dello chef Andy Luotto dal tema Mango per Alice. Conduce Eliana Chiavetta. Sabato 26, sabato prossimo, in Piazza del Santuario, nell'ambito del talk show Café Le Couscous, si terrà un collegamento con il cluster biomediterraneo di Expo per proseguire l'importante percorso di valorizzazione del territorio e di cooperazione internazionale fra le zone di pesca con i paesi dell'area del Mediterraneo. Inoltre, il GAC avrà una postazione fissa al Village per approfondire percorsi di promozione turistica.
Domani alle 21.30 all'oratorio parrocchiale di Marettimo sarà interpretata la commedia brillante L'aria del continente di Nino Martoglio, liberamente riadattata dalla filodrammatica Fulgotorese. L'iniziativa è organizzata nell'ambito della quinta edizione del Medi Egadi Fest, con il contributo del comune di Favignana Isole Egadi. Invece domani sera al Teatro Nino Croce andrà in scena la commedia di Gianni Clemente Grisù Giuseppe Maria, cura della compagnia artistica Nino Martoglio. Abbiamo ascoltato il regista Peppe Passalacqua. La commedia nasce in napoletano per la mano di Gianni Clementi, che è uno degli autori più rappresentati per ora in Italia, gli autori contemporanei. E diciamo, io su sua gentile concessione ho fatto l'adattamento in dialetto siciliano con relativa traduzione del testo, perché insomma c'è più congeniale come compagnia, sì. Certo, c'è una certa emozione ritornare a Valderi, c'è un teatro che vi ricorda sicuramente uno dei vostri. A Valderi ci siamo stati noi tantissime volte, l'ultimo appuntamento insomma che lascia un segno amaro è quello del 2013, perché nel 2014 l'amico Michele Morfino non c'era più, però noi stiamo cercando di tirare avanti ugualmente, perché la vita deve andare avanti e the show must go on, come dicevo. Cos'è questo lavoro che portate in scena? Intanto Grisù incuriosisce moltissimo, perché facendo coppia con Giuseppe Maria dovrebbe essere un altro. Grisù, anticipo solo questo, perché è proprio la curiosità di tutti. È il gas velenoso micidiale tremendo che uccide quando si sprigiona all'interno delle miniere di carbone. E infatti il riferimento è proprio al 1956, più precisamente l'8 agosto 1956, quando ci fu il famoso disastro di Marcinelle. La commedia però brevissimamente non si svolge in miniera né a Marcinelle, ma si svolge in Sicilia, laddove alcune donne hanno i mariti lì. Ecco qual è il riferimento con Grisù. Il 14 settembre. Le prime due settimane saranno di prova gratuita per tutti. Senti il richiamo della pallacanestro ed entra anche tu nella famiglia Granata. Eccoci con lo sport, il calcio, vigilia della terza partita del campionato di Serie B, avversaria del Trapani, la Virtus Lanciano, squadra che rievoca tanti ricordi. Ormai di tempo ne è passato. Altre immagini si sono sovrapposte a quelle di quello sciagurato giugno 2012, alle lacrime per la sconfitta più bruciante della storia del Trapani Calcio. Quei festeggiamenti hanno riecheggiato nel cuore dei tifosi trapanesi per un anno intero, alleviati soltanto da quel balsamo chiamato Serie B, arrivato il 12 maggio del 2013. Toccò a Basso far scattare la prima rivincita quell'anno, grazie all'1-0 in casa. Poi, in trasferta, una maldestra palla persa di Terlizzi portò un 2-2. Nella scorsa stagione, stessa storia, 1-0 in casa e 2-2 in trasferta. La vittoria casalinga venne fuori da un errore del portiere del Lanciano, con conseguente gol di Barillà. Chi c'era nella porta avversaria? Proprio quel Nicolas che quest'anno veste la maglia granata, segni del destino. Quella partita fu importante perché in concomitanza alla sconfitta dell'Entella Varese ci lanciammo verso la salvezza. Toccherà a Federico La Penna di Roma arbitrare la gara di domani. I suoi assistenti saranno Alessio Tolfo di Pordenone e Pasquale Cangiano di Napoli. Quarto ufficiale Salvatore Guarino di Caltanissetta. Mister Aversa in conferenza stampa è stato chiaro: bisogna cambiare il trend negativo degli ultimi anni. Dopo la promozione non siamo più riusciti a fare prestazioni convincenti, soprattutto quest'anno di fronte a questa squadra che ha fatto acquisti mirati puntando su certezze come Barillà e Rizzato e su finalizzatori come Torregrossa. E poi l'inevitabile domanda sull'ex di turno. Nicolas è un ragazzo eccezionale, ma spero che domani prevalga la prestazione del mio portiere rispetto a quella del salvapali Granata. Insomma, tutto è pronto, in attesa del fischio d'inizio. E adesso il basket, doppia seduta di allenamento per la Pallacanestro Trapani, che domani e domenica sarà impegnata al torneo Città di Ferentino. Torniamo però alla bella amichevole contro Agrigento ed andiamo ad ascoltare Capitan Filloi.
che abbia tutti i requisiti per portare la fascia di capitano non ci sono dubbi. Giocatore d'esperienza, ragazzo per bene, capacità di gestire gruppo e momenti difficili. Insomma, leader puro. Questo è Damien Filloi, ma è anche il giocatore di classe che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Ma chi se lo fosse perso, è bastato vedere 2-3 cosette nella partita di mercoledì per rendersene conto. 13 punti, 3 bombe, 6 assist, di cui uno stupendo dietro la schiena per Andrea Renzi. Questo il suo commento a fine gara. È una partita vera, bella, combattuta, tutte e due le squadre hanno fatto vedere le cose buone. C'è tanto ancora da lavorare, però credo che siamo a un buon punto e siamo sulla buona strada. Tanti campionati di Serie A per te, come ti stai trovando con questa pallacanestro Trapani? Molto bene, devo dire che è una società molto organizzata, la gente ci tratta benissimo, la città è una città molto bella, tranquilla, e diciamo che ci danno tutte le condizioni per fare il nostro lavoro il più tranquilli possibile. Cosa ti chiede coach Ducarello per questa stagione? Coach mi ha dato questo ruolo di capitano, vuole che abbia questa responsabilità di guidare magari i compagni. E poi mi chiede di partire da panchina e dare minuti di qualità, no? È quello che voglio dare. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 21 e alle 23, appuntamento con il nostro direttore, con Seconda Repubblica. Saranno suoi ospiti i consiglieri Michele Cavarretta, Giuseppe Guaiana e Nini Barbera. E adesso pubblicità, ma poi ritornate con noi, sempre in diretta, per la nostra seconda edizione del TG.